500.000 euro per la realizzazione di due asili nido. Questo il finanziamento ottenuto rispettivamente dai comuni di Burgio e di Villafranca Sicula. La somma, stanziata dall'assessorato regionale alla famiglia, permetterà di dotare questi due comuni agrigentini di strutture in grado di ospitare bambini dai 0 ai 36 mesi. Saranno soltanto i primi 35 comuni in graduatoria ad ottenere il finanziamento. Villafranca si è posizionata con il proprio progetto al sesto posto, mentre Burgio realizzerà il proprio asilo nido comunale, riconvertendo un casello ferroviario ormai dismesso. Soddisfatti i sindaci Domenico Balsamo di Villafranca Sicula e Francesco Matinella di Burgio, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Allora, questo è un progetto che abbiamo presentato nel 2018 all'assessorato alla famiglia per avere questo finanziamento. Burgio non ha asilo nido perché riguarda i bambini da 0 a 36 mesi. Abbiamo individuato un ex casello ferroviario che si trova nella zona bassa del paese, vicino al centro di accoglienza, dove sarà realizzato un asilo nido compreso di sala mensa, con la copertura di 12 posti per 12 bambine. Iniziato con il distretto sociosanitario, con uno spazio giochi dedicato a questi bambini da 0 a 36 mesi, e ho visto che l'utenza era molto contenta di questo servizio. A questo punto abbiamo approfittato di questo bando, abbiamo presentato il progetto e è andato tutto bene. Sicuramente è una fascia di età da 0 a 36 mesi che nel comune di Burgio mancava, perciò abbiamo posto rimedio. Siamo soddisfatti per questo ennesimo risultato che ha conseguito la mia amministrazione. Siamo contentissimi di questa grande opportunità che andando sta avendo il nostro territorio e che possono avere le famiglie del nostro territorio. E sorgerà qua di sopra dei locali del centro diurno, quindi in pieno centro abitato. Quindi, com'è nato? È nato dall'esigenza che oramai anche nei nostri piccoli centri viene fuori dalle famiglie, perché bene o male entrambi i genitori sono occupati, lavorano, e quindi è chiaro che è un'opportunità che noi vogliamo dare. Abbiamo colto l'opportunità quando è stato emanato il bando e quindi abbiamo partecipato e siamo molto orgogliosi che oltretutto a livello regionale il nostro progetto si è classificato al settimo posto, quindi diciamo che un altro dei tanti obiettivi che ci eravamo prefissati che è stato raggiunto. Se poi a questo andiamo ad aggiungere l'altro progetto che è stato finanziato, il centro diurno per minore, quelli sono nei locali della Villa Musso, del barone Giuseppe Antonio Musso, che è un altro progetto molto simile a questo. Quello è un centro diurno per minore che va dai 4 ai 18 anni e quindi sarà un altro similare a un centro sociale. Diciamo che siamo abbastanza orgogliosi di quello che abbiamo fatto, e per quanto riguarda l'aspetto sociale diciamo che siamo sulla buona strada, sia per l'uno che per l'altro progetto. Io ho tirato in ballo l'altro progetto, di cui aspettiamo solamente il decreto. Tutte le fasi sono state espletate e quindi da qui a non molto arriverà il decreto, inizieranno i lavori che ci permetterà da un lato di recuperare parte della struttura della Villa Musso, che fu la residenza del barone Giuseppe Antonio Musso, e dall'altro di offrire un servizio sociale al nostro territorio che va rivolto, come dicevo prima, ai giovani dai 4 ai 18 anni.